costose. Comprare un'enciclopedia è un investimento, ed ecco quindi che escono le prime dispense. Dispense che si trovano in edicola, quindi coprono tutto il territorio nazionale senza alcun problema e che costano poco. Questa Vita Meravigliosa è costituita da una serie, come diciamo, di documentari a colori, estremamente ben disegnati, colorati, eccetera, che raccontano di tutto. Si parla con il primo che racconta la vita dei Castori, poi dalla vita dei Castori la fuga di Benvenuto Cellini, poi un'altra cosa ancora, poi un'altra ancora. Io li vedevo e mi divertivano molto, adesso ho provato a riguardarli, sono fatti davvero molto bene, e questo apre, prima di tutto ti fa capire una cosa, che qualunque argomento, anche il più noioso, se viene trattato in modo corretto, può diventare divertente. Uno degli errori della scuola, perlomeno della scuola, quando andavo io, era che invece riuscivano a rendere noioso anche gli argomenti divertenti. E questo era un grande classico. Quindi qualunque argomento può essere oggetto di qualcosa, nascondere un'avventura, nascondere una scoperta, nascondere quello che poi nei fumetti ho chiamato il mistero con la Y, perché racconta qualche cosa appunto di che non si vede immediatamente, ma lo si trova di più. E appunto questa Vita Meravigliosa, tra l'altro, è stata il prototipo di poi conoscere con Frati Fratelli Fabio Editori, che è ancora più noto, e soprattutto ha ispirato una rivista inglese che si chiama Look and Learn, la quale è stata estremamente famosa e dichiaratamente è stata presa da questa rivista, che io devo ringraziare e che, ripeto, ho riguardato, anzi ho ricomprato su, devo confessare, ho ricomprato su eBay. Sono 12 volumi più 11 e ho pagato 39 euro, secondo me era della casa. Adesso non so dove metterlo, però vabbè, non so. E basta. Poi prima cos'è che c'era? Di assi si pensa che era lì. Sì, poi c'era la scoperta della... No. Poi indietro. Rappresenta moltissimo, sia col titolo La Vita Meravigliosa, documentari, scrittura, colori, e questo insieme di immagini, un po' questo senso di meraviglia. Della meraviglia e delle... E della varietà. La varietà della... Che altro c'era? Non mi ricordo più di preciso, prima avevo visto una cosa light che mi piaceva molto, ma non mi è stata pubblicata. Allora, inizio. Però ecco, io andrei invece a Diette risponde, se per me. Ah, vero? Vasi. Perché arriviamo veramente ai fumetti della nostra infanzia, li conosca. Che alcuni di questi hanno fatto parte di tutti e due, o comunque il contenitore, che era il Corriere dei Piccoli, è stato il tuo fumetto, il giornalino dell'infanzia, il mio, e anche di molte generazioni dopo la nostra. In realtà tu sei vecchissima, ma ricordi molto bene. Certo, io in realtà ho 80 anni, ma faccio le operazioni. Esatto. Allora, tra l'altro partiamo da un'autrice che amiamo tutti e due molto. Grazia Nidasio, e da noi trovate tutte le meraviglie di Grazia Nidasio, Dottor Ross, Valentina Melaver, scusate l'intervallo pubblicitario. Questo è un fumetto che io ricordo proprio da piccolissima, perché poi e che però comincia con questa pagina, questa che tu ci hai scovato, è la prima pagina di Alibella. Un personaggio abbastanza anomalo. Sì, era un personaggio per bambini, però piaceva anche i maschietti. Il Corriere dei Piccoli era abbastanza studiato, ma ammesso questo, per essere un giornale visto da entrambi i sessi, mentre generalmente le pubblicazioni erano dedicate di più ai maschietti, no? Invece il Corriere dei Piccoli era, sì, a parte poi Bambola, la Vista Teresa, eccetera, eccetera, che erano proprio esplicitamente per questa divisione. Per, generalmente per maschi e qualche pubblicazione speciale per femmine che aveva meno fumetti, mentre invece Corriere dei Piccoli cercava di equilibrare, era così. C'era un genio che, su cui voglio fare davvero un piccolo studio, che era colui che metteva le rime sotto
questa vignetta del Corriere dei Piccoli, che è cominciato nel 1908, è andato avanti finché è morto, abbastanza vecchio, continuando a fare questo lavoro, e non è spiritosissimo. Le rime non c'erano un errore, non c'era mai un errore di metrica, eccetera, eccetera, lui perfetto. Va bene, a parte questo, il Corriere dei Piccoli credo che abbia, come Vita Meravigliosa, ha costituito un certo spunto culturale, il Corriere dei Piccoli abbia aperto un po' la via del fumetto a un sacco di bambini di quell'epoca. A me ha fatto scoprire un'altra cosa che racconto qua nel libro, come equalmente, io lo ricordo che il Corriere, ho trovato addirittura sempre su eBay, proprio il primo Corriere dei Piccoli che mi avevano preso i miei, me lo ricordavo così bene che poi ho identificato grosso modo la mira, ho preso la mira nel periodo di tempo e l'ho ritrovato. E questo libro qua, no? Che non venderà niente, oltretutto mi ha anche costato un sacco di partiti per fare tutte queste cose. A parte questo, no? Quello che dicevo. Del Corriere dei Piccoli. No, Corriere dei Piccoli. Ah sì, c'è una cosa strana, la settimana dopo mi hanno comprato un nuovo Corriere dei Piccoli e orrore, ero con mia mamma e ho visto un altro bambino che aveva lo stesso Corriere dei Piccoli. Ma la cosa mi ha molto stupito, mia mamma mi ha spiegato che ovviamente che c'erano, che non era uno stesso simbolo, ma c'era una tiratura, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, allora lì mi sono domandato, se noi abbiamo le idee innate sono quelle che secondo me, filosofo, ci portiamo dentro senza che esse derivino dall'esperienza, ma ce le portiamo dentro. Se abbiamo l'idea innata del singolo o del multiplo, oppure sono idee determinate dall'esperienza. Io credo siano idee determinate dall'esperienza. Quello che però era curioso è che all'epoca mia, appunto all'epoca in cui ero bambino, volevo dire, ebbene, eravamo registrati per così dire su pezzo unico. Perché? Perché non c'era ancora il supermarket, perlomeno ce n'era molto poco. Tu andavi dal fornaio e ti tirava fuori da un certo contenitore, ti tirava fuori la tua pastina o i tuoi spaghetti. Andavi dal salumiere, andavi al giocattolaio e aveva forse uno o due esemplari di una macchinina. Quindi il concetto era ce n'è uno solo. E anzi, io sono fortunato possessore, guarda che bello che questo aggeggino fatto ce l'ho solo io. Invece poi si è completamente rivoltato. Sì, la mia generazione, adesso la generazione è quella che ce l'ha, cominciato, devo cioè averlo anch'io, perché ce l'hanno tutti. Cioè si è cambiato da così a così proprio il questo è nato con il Corriere dei Piccoli. Il Corriere dei Piccoli è quell'epoca, era diretto da Giovanni Mosca, che era stato un personaggio estremamente creativo. Prima della guerra collaborava a due giornali, Marco Aurelio e poi al Bertoldo, con un umorismo surreale, abbastanza anche nella misura in cui allora si poteva fare, antifascista eccetera, molto divertente. E poi pian pianino, come è successo a molti umoristi, li chiamiamoli così, di sinistra, tanto per rendere l'idea, si sono lentamente arrucconizzati e sono divenuti insopportabili. Infatti qua abbiamo un giornalino che è noiosissimo, tutto sommato, molto pieno di piombo, no? Un paginone di piombo, alcune anche piuttosto impressionanti, io ricordavo infatti, siccome ho qui le cose impressionanti, racconta. No, ricordavo perché mi avevano colpito da bambino e l'avevo provato, cioè, in realtà non ho preso solo quel numero, ho dovuto prendermi in sei mesi. E c'era per esempio un personaggio di Rinaldo Davi, un bravissimo disegnatore, soprattutto di carattere realistico, che si chiamava Scooterino, il quale si vestiva, che era una specie di centauro. Sì, sì, questo è Scooterino. Una specie di centauro che si vestiva come il corpo era di Scooter. Sì, era cambiato bambino, che un bel momento finisce. Si traveste da pecora e finisce nella fabbrica di carne in scatola e finisce in un barattolo di carne in scatola, cosa orrendissima secondo me. Poi c'è ancora un'altra storiella che mi ricordo, che dove si vede questa scena è abbastanza truculenta, come la capretta. Cioè che mangia la capretta e ne viene trafitto dalle corna. Ma lì muore, non lo so se muoiono tutte e due, no? La roba. Penso di sì.
con la